formazione continua in lingua, cultura e società italiane combina due elementi essenziali: eccellenza della didattica con flessibilità degli orari. Formazione si compone di due momenti essenziali, quello in plenaria e quello dedicato agli atelier. Le plenarie vengono raggruppate in vari moduli che vanno dalla società alla storia, dalla letteratura al cinema, dall'arte al Made in Italy, fino all'interculturalità. Ogni modulo di plenaria prevede anche l'intervento di uno specialista esterno, come per esempio Philippe Daverio per il Rinascimento, Eri De Luca per le traduzioni di servizio, Paolo Crepè per la situazione dei giovani in Italia, eccetera. Si rivolge a un pubblico di professionisti che hanno anche un orario di lavoro particolare, come anche a qualsiasi altra persona interessata e appassionata alla lingua e alla cultura italiane. È un'esperienza che consiglio a tutti, soprattutto a chi cerca di aumentare le proprie conoscenze nella lingua italiana e di avere più che altro scambi culturali con persone di diversa natura, il cui unico comune denominatore è la lingua italiana. Abbiamo vari atelier, come per esempio l'atelier di scrittura autobiografica, l'atelier di scrittura creativa e di arte, l'atelier di espressione cinematografica e di teatro. Gli atelier sono i momenti di condivisione, di partecipazione, di interazione più forte tra studenti e docenti. Sono anche quei momenti in cui si costruisce la piacevolezza dello stare insieme nel conoscere, nel creare cose nuove. Non, ce qu'ils écrivent, c'est à partir de techniques d'écriture et au miracle, à la fin, sortent chaque fois des poèmes inédits, des poèmes créés à ce moment-là, originaux, au grand étonnement des participants. Et ce n'est pas tout, puisque nous avons décidé de prolonger ces écrits-là parce que nous appelons un atelier d'art. Si tratta semplicemente di trasformare il componimento poetico realizzato attraverso l'aiuto di Gian Portante e dagli studenti in una piccola opera d'arte. Tra scrittura creativa e regia, io ho fatto in modo che gli studenti potessero scrivere una loro piccola scenografia e poi avventurarsi nella creazione di un piccolo storyboard. Con l'aiuto del regista Fabio Bottani abbiamo realizzato un piccolo corto che abbiamo avuto modo di far vedere al pubblico durante il vernissage realizzato al Culture Shop, che è un luogo di esposizione e di residenze creative. Abbiamo anche un atelier di espressione teatrale gestito da Luisella Piccoli e Paolo Scarpato, attraverso i quali gli studenti sono riusciti ad esprimere le loro capacità di attori in una piccola pièce teatrale realizzata a fine anno. Voilà, tout ça donne une totalité artistique qui englobe donc l'écriture, hein, l'écriture créative et les arts visuels. L'atelier di scrittura autobiografica è un atelier nel quale si produce la propria storia, fino a pubblicare o rendere edita finalmente nella forma di un libro la propria autobiografia. La scrittura autobiografica è sempre produzione di senso e questo senso è produzione di piacere. L'atelier di scrittura autobiografica è stata una bellissima esperienza e devo dire anche una bella sorpresa. La formazione continua in lingua, cultura e società italiane è una formazione di contenuti e di idee, non di lingua. Ci interessa che le persone riescano a seguire una lezione. È un corso che è adatto a tutti, giovani e vecchi. Ci sono dei soggetti trattati che sono soggetti complicati, ma trattati in modo molto semplice e quindi è una formazione veramente aperta a tutti. Ho trovato qui quelle conoscenze che mi mancavano e sono veramente fiero di poter partecipare a questi corsi. Ja, wir sind zu einer Familie zusammengewachsen.
Am mir hund aber ganz vieles gelehrt. Alla fine possiamo dire che la formazione continua in lingua, cultura e società italiane si nutre di due elementi sostanziali: eccellenza nella didattica e serietà dell'insegnamento, ma anche piacevolezza dello stare insieme e crescita reciproca.